Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi nuovo Get Ready With Me dopo un sacco di tempo che non ne registravo uno. E è sabato mattina, oggi è sabato 20 aprile e in realtà io mi devo preparare per andare dall'estetista. E poi oggi pomeriggio dobbiamo fare dei giretti per casa con Leo e poi questa sera abbiamo un compleanno. Però stasera penso che mi ritruccherò, adesso volevo solo fare un trucco insomma leggero, caruccetto per essere un po' più presentabile e poi stasera insomma magari mi strucco e poi mi ritrucco anche perché non so ancora cosa mettermi. Allora, spero che voi stiate bene, spero che tutto proceda per il meglio. Qui a Roma settimana scorsa ha fatto un caldo, cioè estivo, faceva proprio caldissimo. Mentre oggi la situazione è completamente cambiata perché fa freddo e io volevo lavare la macchina addirittura stamattina, però c'erano tutti i nuvolori grigi, quindi ho detto vabbè, forse non è il caso. Ora vedo un po' di sole, però vabbè. Tra l'altro, il sole è importante che ci sia soprattutto domani, perché domani io e Leo andiamo a fare una cosa un po' folle. Che veramente non so ancora come andrà, spero bene e non ve lo spoilerò perché ho intenzione di caricare prima questo video e poi il vlog che girerò domani quando facciamo questa cosa un po' folle. Allora, vi anticipo, ecco, vi do qualche anticipazione. È una cosa che io voglio fare tipo dal 2020 perché avevo scoperto questa pagina Instagram. Mi era capitata questa pagina Instagram, mi ricordo era subito dopo la pandemia, quindi tipo durante le zone rosse, gialle, arancioni, così. Però vabbè, non avevo mai avuto il diciamo modo di andarla a fare. E poi c'è stato tutto il mio periodo di ansia acuta e quindi proprio non era il caso, non me la sentivo di farlo. Invece adesso, boh, mi sento di farlo. Infatti ho dovuto convincere anche Leo, che vediamo se si convincerà al 100%, se tipo domani mi dirà, guarda, no, io non ci sono, ti guardo, ma non vengo. Cioè, nel senso, non la faccio insieme a te, vediamo un attimino, però io sono molto presa bene e sono sicura che poi domani, prima di farla, ci avrò quei 5 minuti di ansia acuta, però sono contenta perché in questo periodo sto molto meglio e anche in queste cose. Mi riconosco perché sono sempre stata una persona un po' pazzerella, nel senso che ama in un certo senso anche l'adrenalina, un po' spericolata, non, fortunatamente non ho mai sofferto ecco, di vertigini, di nausea, di cose varie, quindi montagne russe, esperienze che ne so, un po' folli, le ho sempre fatte e invece durante il periodo di ansia super acuta, cioè ho avuto paura addirittura a fare anche una giostra. Che vi dico era una giostra banalissima sulla quale io e mia cugina Federica ci abbiamo passato praticamente l'adolescenza sopra perché qui a Pavona sia al carnevale che alla festa del primo maggio, qui fanno la festa al primo maggio e sono sempre venute queste giostre, no? Sapete, le macchine da scontro, il tagadà, il martello, tutte queste giostre così e io da piccola fino a poi all'adolescenza, ecco, le ho sempre fatte senza problemi. Invece al carnevale dell'anno scorso sono rimasta pietrificata. Io ho detto a Federica: no, guarda, non me la sento, cioè per dirvi. Invece sento che il mio spirito adesso è diverso. Io mi sento rinata per tanti aspetti. Non so, ovviamente, se questa rinascita poi la sento in tutti gli ambiti che fino ad oggi mi hanno creato degli scombussolamenti, cioè vi faccio un esempio, se adesso dovessi prendere un treno, non lo so poi se di fatto una volta che salgo sul treno l'attacco di panico mi torna, come è successo magari un anno fa per andare a Milano, però so
Per certo che alcune situazioni che mi hanno sempre dato fastidio, tipo, ecco, fare sempre, diciamo, che mi hanno dato fastidio durante il periodo di ansia, degli attacchi di panico, come fare il raccordo, guidare qui a vicino Pavona, c'è un tratto di strada che si chiama l'Appia Bis, che praticamente è una strada composta da due gallerie, per farvela breve. Che io ho sempre fatto, da quando ho 18 anni un giorno praticamente, da quando ho preso la patente, però durante il periodo d'ansia non riuscivo a farla, invece ci sono riuscita nuovamente senza problemi. Quindi ci sono tante situazioni che per certo so che non mi danno più fastidio, le ho riaffrontate e non c'è problema. Altre, tipo il treno, l'aereo. Insomma, cose un po' così, non ho ancora avuto modo di testarle, però sicuramente sento che il mio spirito è diverso, quindi magari mentre prima mi angosciavo tutti i giorni, tipo della serie, oddio, soffro d'ansia, oddio, mi tornerà l'ansia, oddio, non sono più quella di prima, adesso ho un approccio diverso della serie che io, vabbè, se mi arriverà l'ansia, mi arriverà. Cerco di non stare lì a rendermi la vita impossibile in attesa che il problema dell'ansia sia risolto. Cioè, è come se avessi accettato un po' di più tutta la situazione e di conseguenza mi sento molto meglio. E tutto questo per dirvi che appunto domani ho deciso di fare sta pazzia. Vediamo, vediamo. Poi lo vedrete nel vlog. A parte questo, per il resto. Oggi appunto dobbiamo andare a casetta perché non lo voglio dire, ma siamo veramente ad un buon punto con i lavori. Poi magari vi faremo un altro video sulla Pachom che vi è tanto piaciuto, un'altra parte. E quindi dobbiamo andare a scaricare alcune cose che ci sono arrivate, tipo il mobile del bagno, così gli operai lo possono montare. E poi dobbiamo vedere appunto delle cosine che hanno fatto in questi giorni. E stasera poi abbiamo un compleanno, anche se stasera non potremo fare tardi, eccessivamente tardi, perché domani mattina Leo è di turno, lavora. Tra l'altro mi è arrivato un super pacco di Shein che vi avevo fatto vedere anche nell'ultimo vlog. E sono troppo curiosa di fare lo spacchettamento perché per farlo insieme a voi, in sostanza, ancora non ho aperto nulla di quello che mi è arrivato, però dato che sono tutte cose che ho preso per casa, vorrei aprirle, testarle e poi ecco, magari me le porto direttamente a Morena. Infatti mi sa che approfitto proprio di questo video per farvele vedere, per testarle insieme, per spacchettarle insieme. Sì, ho avuto una bella idea sul momento. Sto giusto ripassando le sopracciglia. Vi consiglio questa matita qui, sopracciglia di Shiglam, che praticamente ha. Allora, vediamo se riesco a trovarvi il nome. È una 2 in 1 brow pencil. Praticamente da questa parte ha il pennarellino per fare un po' la tecnica pelo pelo, anche se io non amo moltissimo i prodotti, diciamo, in penna per le sopracciglia, in generale anche tipo le liner, eccetera, perché ho notato che dopo un po' tendono a non scrivere più. Perché con i prodotti in polvere sotto giustamente non scrivono bene. Però ecco, magari per intensificare un po', male non fa. E poi c'è la parte con la matita sottile così che mi piace tantissimo. Comunque io continuo a ribadire che i prodotti Shiglam mi piacciono molto. E ci sono veramente tanti prodotti validi e vi consiglio insomma di dargli una chance perché ne vale la pena. Metto giusto un po' di matita all'interno dell'occhio in questo modo. Oggi poi sono vestita comodissima, cioè tipo la tuta, perché appunto devo andare dall'estetista a farmi i piedini, le unghie dei piedini e il baffetto. Infatti per questo motivo non ho messo nessun prodotto qui sulle labbra e anche intorno alle labbra perché ho sempre paura che ne so che la cera non si
applichi bene avendo dei prodotti sopra. Poi in realtà, allora, sono le ore 11:49, quindi mi devo pure sbrigare perché ho appuntamento all'una. Però in realtà io sono sveglia dalle 8 e anzi, sono sveglia dalle 5:30 perché ho accompagnato Leo al cancello perché stanotte si è fermata a dormire qui, stamattina ha fatto mattina, io, cioè, da tradizione, ogni volta che lui fa mattina mi vado di accompagnarlo, insomma, al cancello per dargli il bacino del buongiorno. Poi mi sono rimessa a letto, mi sono riaddormentata, alle 8 mi sono svegliata, ho fatto colazione, che tra l'altro uno dei miei zii mi ha portato il cornetto, mamma mia, super apprezzato, ho mangiato il cornetto tantissimo tempo, e poi sono andata al cimitero. Sono andata sia al cimitero di Marino, dove ci sono i nonni di Leo, e gli ho portato dei fiorellini nuovi, e poi sono andata al cimitero di Albano, dove c'è mio nonno, e poi vabbè, altri parenti infiniti, però io oggi sono passata soltanto da nonno, sono sincera, anche perché tra una settimana è il suo anniversario di morte. E perché mio nonno è morto il 25 aprile, infatti a casa mia, cioè nella mia famiglia, il 25 aprile non è mai stata una festa proprio molto sentita, cioè una festa che magari è capitato più di qualche volta, anzi quasi sempre, che passiamo insieme, quindi magari facciamo un pranzo tutti insieme, però sapete quelle feste che hanno anche un po' una sensazione amarognola, no? Ovviamente adesso, prima proprio non si festeggiava giustamente, cioè quando mia mamma e i miei zii erano piccoli, cioè solamente non si festeggiava, mentre adesso sì, però appunto è sempre una festa un po', cioè una giornata particolare. E io però, allora non so perché vi sto a parlare di questa cosa, vabbè oggi sto parlando proprio a ruota libera, comunque io ho proprio il culto del cimitero, cioè a me piace proprio andarci, nel senso, ci sono tante persone che non riescono ad andarci perché dicono lì non c'è nessuno, in realtà la persona a me cara non sta lì, eccetera, eccetera. Io non sono per nulla d'accordo con questo, cioè sono d'accordo sul fatto che una persona cara ce la portiamo dentro, però vi dico la verità, una delle cose che mi mette più tristezza in assoluto nella vita è vedere le lapidi, le tombe con i fiori secchi. Cioè, mi dà proprio l'idea che gli altri si sono dimenticati di te. Quindi è proprio una cosa che ci tengo tanto a fare, a portare sempre i fiori. Cerco di andarci sempre almeno una volta al mese, ovviamente anche da nonna Lisetta, che però nonna Lisetta sta a Trigoria. Vabbè, comunque, chiusa questa parentesi sui tour dei vari cimiteri, vi faccio vedere al volo le cose che mi sono arrivate da Shane, perché sono troppo curiosa. Come vedete sono abbastanza ingombranti. La prima cosa che ho preso è questo qui che volevo da una vita. È un mini frigo. Allora, questo è un mini
frigo che io utilizzerò per tutti i prodottini della skincare, perché in bagno siamo riusciti, aspettate, mi servono le forbici, perché nel bagno grande a Morena siamo riusciti a creare una sorta di angolino lavanderia che io adoro e c'è uno spazio proprio per tenere anche lui. L'ho preso in bianco, c'era anche rosa, e voi direte strano che non l'hai preso rosa. Sì, lo so, è strano, però nel bagno secondo me ci sta molto meglio bianco. E è fatto in questo modo, no, vabbè, troppo carino. Allora, mi piace molto perché la parte davanti ha lo specchio, quindi nell'angolino lì in realtà, cioè, sarà uno specchio, ha la maniglia, perché appunto io ci metterò tutti i prodottini della skincare, però in realtà questo vedete, cioè lo vendono in realtà anche per andare in barca, tenerlo in macchina, tipo da viaggio. Allora, qui c'è, vabbè, cold, quindi freddo, hot, caldo, e qui è per tenerlo spento. Ma c'è il filo dentro? Ah, non vedo fili, spero sia dentro. Ok, l'interno è fatto in questo modo. Vabbè, avete le istruzioni,
Poi c'è questo che, vedete, va qui, non so ora bene in che modo, però andrà tipo così. C'è questo ripiano. E niente, io lo amo. Lo amo! Non vedo l'ora di utilizzarlo. Oddio, pensavo a cascare, eh. Non vedo l'ora che casetta nostra sia pronta. Ma quanto devo aspettare? Allora, vedete, ha la presa anche per la macchina, infatti. Cioè, ha solo la presa per la macchina. Quindi devo comprare un adattatore che abbia l'entrata tipo così a spinotto e l'uscita, questa cosa me la devo ricordare, eh. Eccolo qua. Approvatissimo, lo adoro. E poi ha anche le lucine nello specchio che, vabbè, adesso ovviamente è spento, però qui al fast touch che questa si illumina tutta la cornice. Lo volevo da una vita, sono troppo contenta. Passiamo a un altro contenitore. Ah, ok, questo ho preso un set immenso di ciotole fatte in questo modo che utilizzerò per la nostra dispensa. Guardate quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, sono 7 contenitori fatti in questo modo e sono quelli che avete presente tipo per la pasta, per il riso, stupendo. E sinceramente ad un buon prezzo perché su Amazon ne costano tantissimo. Approvate anche queste. Poi altra scatola. Ok, ho capito cos'è, pure questo io lo da una vita. Allora, se voi siete fan dei video su TikTok delle persone che puliscono casa, sistemano la dispensa, vi sarà capitato lui. Che cos'è? Vedete, è espandibile. Ha il manico, ha il cestello con il paletto e il suo coperchietto. Ragazzi, questa è una mini lavatrice. L'avete sicuramente vista su TikTok. Praticamente è una mini lavatrice. Voi all'interno ci mettete, cioè io ho intenzione di lavarci tipo le cose che ho ansia da lavare insieme ad altre, tipo una magliettina bianca che ho di Pooh, di Winnie Pooh, quella che mi ha regalato Leonardo. Io ho l'ansia che lavandola con altre cose, tipo mi cambia il colore da bianco ad altro. E quindi io penso che i capi bianchi li laverò tutti qua dentro perché ho troppa ansia di rovinarli, soprattutto quelli di Leonardo. Perché tra l'altro, allora, Leonardo non sa fare la lavatrice, quindi io, vabbè. Glielo insegnerò, ma soprattutto si prenderà la responsabilità di lavarsi i suoi panni, i suoi vestiti, perché io non posso vivere con quest'ansia, già ho l'ansia dei miei. Vabbè, comunque, c'è uno standard, un lavaggio standard, un lavaggio soft e drain per tipo penso far perdere i liquidi da 2 minuti. Qui c'è il pulsantino e la cosa super pratica, secondo me, è che una volta utilizzata, voi togliete tutto, ovvero il cestello, sac, e questo è lo spazio che vi occupa. Perché a me piace avere tutti questi aggeggetti in casa, però mi piace pure avere spazio in casa, quindi non occupare spazio con cose che poi non so dove tenere. Secondo me questa è molto comoda anche da portare. Cioè in viaggio, vi faccio un esempio, se andate, che ne so, in campeggio, oppure se vi fate una vacanza da qualche parte, ovviamente non con l'aereo perché cioè, vi occupa uno spazio. Ultimo pacco, anche questo si intravede, anche questo per fare le pulizie, io sono malata delle pulizie, cioè vedrete poi, abbiamo un fantastico secchio con Mocio. In realtà ci sono due tipi di mocio, cioè credo che questo sia il ricambio di lui. E la cosa particolare è che ha all'interno questo sistema qua. Ora, toccherebbe poi, vabbè, ovviamente montarlo, capire bene tutto come funziona. Però per farvi capire, voi infilate il mocio
così, vedete, c'è un pirulino, voi lo infilate qui e praticamente lui si strizza. Avete anche il bastone da montare e spingendo lui ruota, no? E si strizza per bene. Ovviamente non ci perdiamo le istruzioni che sono fondamentali per tutto ciò. E niente, quindi sono soddisfatta anche di questo secchio qui. Avrei preferito che si chiudesse anche lui, no? A mo' di fisarmonica, però vabbè, ci accontentiamo. Non capisco a cosa serva questo. Cioè, qui c'è un buco. E se c'è il buco, però a noi c'esce l'acqua. Vabbè, qualcosa non mi cosa. Ah, ok. Ok. Abbiamo anche i tappini, no? Perché mica niente, cioè. No. Ok, e quindi questo ha questo panno che è tipo in microfibra. Quindi secondo me i panni menti vengono pure belli lavati con questo. Ovviamente è tutto da testare qui, è tutto da provare, poi testeremo e proveremo tutto insieme. E questo è lo spazzolone da montare e c'era anche lui. Va bene, questo comunque lo dobbiamo provare prima di recensirlo. Per il momento le mie cose prefe sono frigorifero e mini lavatrice. Vedremo poi il resto. Io vi lascio come sempre il codice sconto del 15% su tutto il sito senza spesa minima. Questo codice sconto vi vale anche se acquistate prodotti Shiglam. Fatemi sapere giù nei commenti se siete malate del pulito come me. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!